la crostata di ricotta con una frolla all'olio. Questa è una frolla facilissima, si prepara in 5 minuti, non ha bisogno di riposo, non ha bisogno di niente. Si fa così, è fatta la crostata, è fatta la pasta frolla. Allora, le dosi sono tutte nel link sopra la ricetta, quindi sopra la diretta, quindi tranquilli, poi le prendete con calma. Adesso vediamo solamente come farla. Qui ci sono le uova, lo zucchero e mescoliamo. Mettiamo l'olio. Ho detto, io sto utilizzando l'olio extravergine di oliva, potete utilizzare l'olio di semi, di girasole, che è più delicato. Mescoliamo bene così. E qui c'è la farina, che aggiungiamo poca alla volta. Nel frattempo un cucchiaino di lievito per dolci. Ok, la frolla è pronta. Adesso metto un po' di farina qui e vi faccio vedere come facile facile è pronta. Non ha bisogno di riposo in frigo e si lavora facilmente. Quando è pronta, quando non, ripetete tutti insieme, non appiccica le mani. È pronta. Vedete? Non appiccica. La togliamo di qua. Facciamo una bella pallina. Mettiamo tutto. Sta qui. Anzi, facciamo così. La mettiamo qui. E io nel frattempo preparo la ricotta. Qui abbiamo la ricotta. La mia è un po' fresca. Se è meglio quella del giorno prima, così è più asciutta e la crostata viene benissimo. Qui abbiamo un uovo e un tuorlo, lo zucchero. Allora, adesso chiederete perché ho messo solo un tuorlo e non le uova intere. Io ho messo un uovo e un tuorlo perché se mettiamo l'albume, la crostata in cottura tenderà a gonfiare e quindi andrà a rovinare anche la griglia che avremo fatto sopra. Invece se facciamo solamente con il tuorlo, no. Quindi ho messo un uovo e un tuorlo con una crosta, andiamo a mescolare. Allora, io non l'ho setacciata la ricotta perché a me non piace setacciata, perché viene troppo densa, viene troppo compatta una volta cotta. Invece io l'ho lasciata così perché mi piace più cremosa, però voi, se a voi piace, potete setacciarla. E aggiungo le gocce di cioccolato, di limone, sempre quello bio di campagna. Sì, sempre quello bio tuo. Vino pizzichino, ma proprio pizzichino di cannella. Così è pronta. Ora, come mettiamo la frolla, visto che la frolla è così morbida, nella tortiera? Semplicemente così la riprendiamo, prendiamo un pezzo, lo stacchiamo, più grande di quello che ci può servire. E andiamo a posizionare, forse è troppa, a posizionare la frolla nella teglia e con le mani la andiamo a plasmare in base alla teglia che abbiamo. Vedete com'è semplice da modellare? Ecco fatto. Mettiamo la ricotta. Dimmi. E facciamo la nostra griglia. Naturalmente vi potete divertire.
sentire come volete voi. E poi andiamo a fare dall'altra parte. Vi consiglio di partire sempre dal centro, così poi il disegno, cioè il disegno, la formatura della griglia è perfetta. E la mettiamo qua. Ecco, la crostata è pronta. Prendo la forchetta e faccio o con i rebbi della forchetta o con la parte di dietro per fare un disegnino. Potete fare così. Vero. E andare ad abbassare. Questi sono i trucchi. Non sono i non trucchi, ma solamente per renderla più carina. Che non fa vedere nessuno. Quella è farina dove sto intingendo la forchetta, non è niente di particolare. Ok, è pronta. Vedete? Ciao! Ciao, alla prossima! Ciao! Ciao.